Pensate a questo episodio, che poi è una cosa semplicissima per essere, però nel come la racconta Giovanni, cioè in fondo ci si accorge anche qui, come in altri racconti, che il raccontino è una scusa per spingere a usare la testa, a far girare i cicoti. Dice che poco tempo dopo, sempre facilmente in giornata comunque, Gesù incrocia sto tizio nel tempio e gli dice quella frase strana: ora sei guarito, non peccare più perché non ti accada qualcosa di peggio. Questa è una cosa stranissima. Se c'è una cosa, una convinzione contro la quale Gesù in tutto il Vangelo continua a combattere, anche con i suoi discepoli, è proprio la loro convinzione che ogni malattia è conseguenza di un peccato. Una specie di castigo di Dio, di risposta di Dio al peccato dell'uomo. E Gesù suda sette camicie per riuscire a fargli capire che non è così. E qui sembra condividere la stessa. Dopo certo, Gesù non è uno come noi, che va a naso. Lui vede dentro, magari, dicono gli esegeti, gli esperti, facilmente lui che conosce il cuore sa che nella vita di questo tizio ci sono state delle cose negative che fra l'altro l'hanno portato anche a quegli effetti fisici. E noi sappiamo che certi sbagli possono influire anche sulla salute, avere effetti negativi sulla stessa salute. Ci sono queste situazioni. E quindi è in questa prospettiva che gli dice: sta attento, non peccare più, per non ricadere in situazioni simili che sarebbero, anche perché ormai l'età non è più quella di ragazzino, potrebbero essere anche peggiori. Notate il perché di questa frase reale, vero? Noi non lo sappiamo. Certo, Gesù fa questo collegamento. Il comportamento quotidiano non è indifferente anche sul piano della salute. E questo lo sappiamo, comunque è vero. Anzi, la psicologia moderna ci dice che proprio tante malattie derivano proprio da comportamenti, da scelte, addirittura da atteggiamenti mentali. Infatti, tutte le malattie psicosomatiche vanno in giro una bracca, è vero o no? Ci stanno a dire che noi siamo una realtà profondamente una, per cui un aspetto influisce sull'altro. Diverso, dire il vero. Cioè? Pensavo che Gesù volesse dire, cioè non farti dominare dal peccato, se no ti dannerai. Questo lo leggiamo noi, però quel tale lì non sa neanche che sia una vita eterna. Lo sappiamo noi attraverso Gesù, ma lui non conosce Gesù. Cioè, possiamo tirarcela fuori, noi possiamo tirarci fuori anche questo. Però senz'altro non è quello che ha capito quel tizio lì, perché tu sai che per gli ebrei all'epoca di Gesù è ancora discusso, c'è discussione sul fatto se dopo la vita c'è o non c'è una vita che merita di essere vissuta, se non si è solo ombre, come pensavano i greci, come pensavano tanti altri. Esatto, quello è il primo miracolo nel Vangelo di Marco. È un altro paralitico anche quello, quello che viene calato dal tetto con la corda, con la sua coperta addirittura. Anche lì c'è lo stesso collegamento. Però tenere presente la nostra lettura 2000 anni dopo è quello che potevano capire, che poteva valere per loro. Quindi dice, Gesù riconosce che c'è questo collegamento, anche se cerca però con tutti i modi di scalzare dalla testa l'idea che ci sia questa cosa automatica, questo automatismo per cui ogni malattia esprime un peccato di qualcuno o dell'interessato di qualcun altro. Lo vedremo anche nel capitolo 9, comincia così il racconto del cieco nato tutto sommato. Quindi l'uno e l'altro. Ma il vero dramma comincia qui. Perché dopo aver capito chi è stato a guarirlo, perché gli si presenta davanti e dice: sta attento, non farlo più, sto tizio cosa fa? Versetto subito dopo, 15, l'uomo si allontanò e informò le autorità che era stato Gesù a guarirlo. Da malato a risanato, da risanato a delatore. Senza passaggi intermedi. Va e denuncia Gesù come l'autore di quel misfatto di cui è accusato lui. Quindi, molto intuibile, cos'è che lui cerca in questo modo? Garantirsi il di dietro, scusate la parola. No? Lui è accusato di un crimine gravissimo. L'ha fatto quasi spinto, non per scelta. Quello che mi ha guarito mi ha detto così e così.
ma chi è? Non lo so. E allora adesso va a dire, guarda che adesso so chi è stato a dirmelo, quindi so chi è il colpevole del mio atteggiamento, della mia trasgressione, eccolo là. Quindi se il colpevole è lui, perché è stato lui a dirmi prendi la coperta e vattene, non è colpa mia, non sono responsabile io. Si salva la faccia, si garantisce le spalle. È facilmente un tentativo di garantirsi la sopravvivenza, comunque. Che poi debba crepare chi l'ha aiutato a fare i suoi, non me ne frega niente. È il massimo della solidarietà, è vero o no? È proprio. Ma perché non davano importanza al miracolo in sé? Perché non era una cosa normale guarire la gente? Perché veniva fatto di sabato? E se il sabato è la legge di Dio più importante, tu puoi agire in nome di Dio trasgredendo la legge di Dio? Lasciamo così anche noi, eh? Provate a pensare. Sarebbe bello fare ognuno una piccola ricerca in quali campi noi facciamo lo stesso ragionamento. Quello che fai è anche giusto, cioè in sé è qualcosa di positivo, ha dei valori positivi, però c'è questo, che non può essere positivo del tutto, perché c'è di mezzo questo tuo atteggiamento, questa tua mentalità, questo tuo modo di fare, questo tuo. Ci mettiamo dentro altre cose che rendono insignificante per noi il positivo che troviamo nel gesto fatto. Questa è la nostra reazione. Per loro questo non era sufficiente, anzi diventava l'occasione proprio per indurirsi ancora di più. Bravo. Caso quando vengono assolutizzate le regole, in un modo di ecclesiastica, alle volte quando c'è anche, ma non si può fare qualcosa di buono se la fai in modo sbagliato. Vabbè, è vero, cioè, il bene o è bene in tutto o non è bene. Mentre per essere ammalati basta che ci sia una cosettina, tutto va bene, meno uno. Il mio corpo è tutto sanissimo, però con quello in giochi che è piccolo e ma fa male. Io non posso dire sto bene, ma fa male il dito, è vero o no? Per essere ammalati basta che ci sia una cosa che non funziona. Per dire sto bene deve andare bene tutto. Questo principio lo porta in morale e si arriva lì. Notate, ha una sua logica sul piano umano? Sì. È cristiana più di tanto? Cosa c'è alla base della morale cristiana? Quella è la molla prima. Cos'è che fa diventare cristiano il comportamento morale di un uomo, di una persona battezzata? Fai per quello che si capì farlo, perché ti davo un ricordare quel che lui ha fatto, riconoscenza e il riferimento alla persona di Gesù. Questi sono i tre pilastri che rendono cristiano il comportamento umano del cristiano, le scelte morali del cristiano. Sono cristiane quando sono fondate su quel che ha fatto lui, quindi sul ricordo, su quello che scaturisce in noi da quel ricordo, cioè la riconoscenza, una riconoscenza che mette al centro chi ha fatto tutto quello, che è Cristo. Le tre R. Queste cose ve le ricordate, no? Chiusi!